C'è un proverbio decisamente pessimista che dice: se prendessi candele, il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Io credo Cavani, Fabio. L'uruguaiano è sicuramente uno degli attaccanti migliori al mondo. I suoi numeri parlano chiaro. Mi aspetto molto da lui in questa partita, anche in fase di finalizzazione. È difficile darti torto, queste sono le partite in cui si esalta. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Recuperano il possesso del pallone. Cavani ha messo forse troppa potenza su questo pallone. Cerca un compagno. Se ne va. Effetto al cross. E va a colpire di testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Lo Sparta Praga deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Palla in avanti, verso il compagno. Può andare in rete. Occasione. Pericolo in aria. Può andare al tiro. E c'è il gol della Juve. Prima rete per la Juventus.